Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo il popolo stava a vedere, i capi invece schernivano Gesù dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto. Anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso. C'era anche una scritta sopra il suo capo: questi è il re dei Giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava: neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Parola del Signore. Siamo dati Gesù e Maria. Celebriamo oggi, fratelli e sorelle carissimi, l'importantissima solennità di Cristo, Re dell'Universo, termine dell'anno liturgico, celebrazione in cui la Chiesa vuole che ci interroghiamo, comprendendo anche il senso della regalità di nostro Signore, cosa che cercheremo di fare alla luce soprattutto ovviamente delle letture che la liturgia ci pone dinanzi. La scena del Vangelo è la scena della crocifissione. Un grido: salva te stesso, lo dicono i capi, lo dicono i soldati e lo dice il ladrone cattivo. Noi sappiamo che il nome stesso Gesù in ebraico significa Yahweh salva, quindi salva te stesso. Cosa vuol dire? Salva la tua vita corporale, scendi dalla croce, campa qualche altro anno sul pianeta Terra. E il cattivo ladrone gli dice: beh, se sei quello che sei, salva te, salva pure me, e sulla croce non è che stai tanto bene. Gesù non reagisce a queste provocazioni, perché sappiamo che è morto in croce. Salva l'anima, non il corpo, del buon ladrone, che a un certo punto si rivolge a lui, invoca pietà e misericordia, riconoscendo tutto quello che aveva fatto in vita, e non si azzarda neanche di fare una grande preghiera. Dice: Gesù, ricordati di me, non devo aggiungere altro, perché se aggiungo altro, se tu mi guardi, dovresti soltanto che sbattermi all'inferno. Sembra sottinteso il discorso del buon ladrone. E Gesù non soltanto mi dice che si ricorda di lui, ha fatto la prima canonizzazione, il primo santo canonizzato non l'ha fatto il Papa, l'ha fatto Gesù, perché siamo sicuri che un buon ladrone è entrato in paradiso il giorno stesso della morte di Gesù, beato a lui, D'accordo? I teologi discutono, dicono: ma se c'è una canonizzazione è sicuro che quello è santo oppure no? Lasciamo perdere questi discorsi qua. Ma questo è sicuro al 100%, perché l'ha detto Gesù, questo è andato in paradiso subito. Noi non sappiamo che ci va in paradiso e chi va all'inferno, questo è sicuro. Ecco, dietro il Vangelo c'è la seconda lettura molto bella di San Paolo, che ci presenta la regalità di Cristo in questo modo. Rileggo l'incipit. Dice: ringraziamo con gioia il Padre che ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Quindi San Paolo dice: noi non eravamo nella luce, ma eravamo nelle tenebre, indirettamente. Non eravamo santi, ma eravamo peccatori. Quindi ringraziamo il Padre. E come ha fatto? È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre, potere delle tenebre, torneremo su questa espressione, e ci ha trasferiti nel regno, vedete Cristo Re, del suo figlio diletto. E che cosa ha fatto questo Re? Per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Ecco il collegamento col Vangelo. Come ha manifestato il potere di Gesù, il suo potere regale, scendendo dalla croce e salvando la vita del corpo sua del buono e del cattivo ladrone? No, dando la vita per tutti e salvando l'anima del buon ladrone, cioè
donandogli la remissione dei peccati. Ora guardate, se uno gli chiedesse, senti un po', tu credi in Gesù e vai a messa la domenica, ma che ci credi a fare in Gesù e che ci vai a fare a messa la domenica? Non rispondo. Voi che cosa gli risponderesti a un ateo, d'accordo, che oggi gira tutti, o a un laico, come li chiamano oggi, che dice, senti un po', ma siamo nel 2017, 16 ancora, che vai a fare a messa? Che senso c'ha parlare di Gesù Cristo oggi? Cosa ha fatto? Qual è la sua peculiarità? Qual è la sua particolarità oggi? Oggi se ne parla molto. Che ci ha venuto a fare sul pianeta Terra? Solo a fare una cosa. Egli salverà il suo popolo dai peccati. Tra poco arriva il tempo d'avvento, arriverà il Natale. Quando l'angelo dice al nostro caro patrono di Sermoneta, San Giuseppe, di prendere in sposa Maria, che doveva stare tranquillo, che era incinta per opera dello Spirito Santo, se tu lo prenderai in sposa e gli darai come nome Gesù, e aggiunge, egli infatti salverà il suo popolo, cioè tutti quelli, adesso vedremo, che sceglieranno di farne parte del suo popolo e lo sceglieranno come renda cosa, dai peccati. Qual è la dimostrazione di questo? Allora, sapete i maestri di spirito, l'episodio del buon ladrone, come lo definiscono? L'ho detto anche alla messa precedente, l'ultimo miracolo di Gesù. Perché che una persona che ha fatto una vita completamente sregolata, disordinata, stare attenti che il buon ladrone non era un bagalline, d'accordo? Era uno che aveva rubato 4 conigli e l'avevano messo in croce. Noi lo chiamiamo il buon ladrone, ma quello era un criminale, lo chiameremo con le categorie. Cioè era una persona che aveva fatto una vita all'inferno, era una persona che era stata cattiva, ma cattiva al senso stretto, capite? Non perché aveva detto le parolacce o le bugie, era un criminale. E trovandosi in un momento di quel genere, si converte, chiede perdono. San Tommaso d'Aquino, c'è un bel quadro di San Tommaso d'Aquino nella cappella laterale sinistra, poi tra poco quando ci sarà un po' più di luce faremo un bel tour guidato, sta di là, l'ho riconosciuto, ma non si vede adesso perché è buio. San Tommaso d'Aquino diceva che la più grande opera che Dio può fare, il più grande miracolo dopo l'Eucaristia, è la conversione del peccatore. La conversione del peccatore, diceva, è opera più grande della creazione di tutto l'universo. Lo dice lui, non dico io. Quindi, state attenti che se andate a qualche quiz, vi faccio un'istruzione perché mia madre mi raccontava, mi facevano tanti quiz, che ai quiz non sapevano mai rispondere alle domande di religione in Italia, ma appena arrivavano le domande di religione tremavano. Voi sapete che a catechismo mi dicono, qual è il primo miracolo di Gesù? Se dite Rosario lo sapete, il mio miracolo di Gesù è la trasformazione dell'acqua al vino alla nozze di Cana. E l'ultimo miracolo di Gesù qual è? Questo non c'è sta nel Rosario, bisogna esserselo studiato. È la risurrezione di Lazzaro, è l'episodio più clamoroso che poi segnerà la condanna a morte di Gesù. Questo diciamo da un punto di vista dei miracoli, come dire, ufficiali, materiali e visibili. Però c'è un piccolo però, perché il vero primo miracolo e il vero ultimo miracolo non sono materiali, acqua e vino e morto risuscitato, ma sono spirituali. Perché se la conversione del peccatore è miracolo che è secondo solo l'Eucaristia, qual è stato l'ultimo miracolo di Gesù? La conversione del buon ladrone, e l'ha fatto mettere stare in croce. E vediamo un po', il primo miracolo di Gesù, questo c'è stato in Rosario, pure questo. Nel secondo mistero glorioso, cosa succede quando la Madonna che ci aveva Gesù nel grembo va in visita da Santa Elisabetta, madre di San Giovanni Battista? Vi ricordate cosa succede? Cosa dice Elisabetta? Dice, oh, benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, la seconda parte dell'Ave Maria. Noi diciamo, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, queste sono le parole di San Gabriele. Ma benedetta sei tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno è il saluto di Elisabetta. Allora che succede? Dice, guarda che appena ti ho visto il bambino mi ha sussultato in grembo. Chi ci aveva detto il pancino? Santa Elisabetta? Chi ci aveva? San Giovanni Battista, il precursore di Gesù. Cos'era quel sussulto di San Giovanni Battista dentro il grembo di Santa Elisabetta? Anche qui ci abbiamo i padri della Chiesa e i commentatori che ti dicono la presenza di Gesù gli ha tolto il peccato originale da dentro il grembo materno. Non era possibile che il precursore rimanesse a lungo, attenzione, schiavo di Satana,
attraverso la presenza del peccato originale. E quindi Gesù, presente e operato nel grembo di Maria, gliel'ha tolto. Quindi il primo miracolo Gesù l'ha fatto a qualche giorno di vita nel grembo della Madonna su San Giovanni Battista, togliendogli il peccato originale. L'ultimo miracolo l'ha fatto morente in croce, togliendo tutti i peccati attuali, si chiamano, commessi nella vita disordinata, al buon ladrone. Capite cos'era la regalità di Gesù? Quando è che Gesù regna in un'anima? Regna in un'anima quando la strappa completamente dal potere delle tenebre. Come esercita il potere delle tenebre e il suo potere su di noi? In due modi. Uno, purtroppo siamo tutti segnati. Spero che voi portiate i vostri figli a battezzarsi quando sono piccolini. Scusate, che ce li portate a far battezzare i figli? Cosa può aver fatto di male un angioletto? Ce n'è qualcuno qui, ecco, ora lo facciamo mettere in braccio. Un angioletto che manco parla, scusate, che peccati ha fatto? Personali? Nessuno. Ma il battesimo, cosa diciamo tra poco nel credo? Professo un solo battesimo per la remissione dei peccati. Quali peccati? Che peccati ha fatto un bambino, un infante di 5 giorni? Che si può battezzare anche a 5 giorni, anzi sarebbe raccomandabile. Niente, ma c'è il peccato originale. Questa è una verità di fede che va riscoperta e approfondita. Capite? Quindi Gesù ci libera da questo potere delle tenebre. E da quale altro potere delle tenebre? Da quello che le tenebre acquisiscono quando noi, purtroppo, consapevolmente o inconsapevolmente, becchiamo il concetto di peccato, che oggi è un concetto che va un po' in crisi. Voi pensate che Papa Pio XII, stiamo a oltre 50 anni fa, sapete cosa scriveva negli anni 50? Figuriamoci su cosa si scrive oggi. Diceva che il senso del peccato nella coscienza dei fedeli era ormai quasi spento e che la più grande opera del demonio nel XX secolo era stata di far perdere nelle coscienze dei fedeli il senso del peccato. Capite? Perché questa è una tragedia? Per due motivi. Primo, guardate, se io non so che una cosa è peccato, certamente la mia coscienza davanti a Dio è, come dire, in un certo modo giustificata, perché non mi rendo conto che lo sto offendendo, d'accordo? Però, se una cosa è rivelata dal cielo come peccato, se io la faccio, quella cosa produce male in me e fuori di me lo stesso, sia che io lo so, sia che io non lo so. Cioè, vi faccio un esempio stupido. Se io ti do un bicchiere avvelenato, col veleno dentro, e dico, bevi questo goccetto d'acqua, tu vai, bevi l'acqua e te la bevi, ecco, dopo due minuti sei morto. A voglia di, ma io non lo sapevo che c'era il veleno. Meglio se non lo sai, perché se non lo sai così te lo bevi. Se invece qualcuno te lo dice, state attento che là dentro c'è il veleno, tu l'acqua te la bevi più. Ecco il senso del peccato, è la stessa identica cosa. Allora, il problema grosso che c'è oggi, c'era negli anni 50, ma oggi c'è di più, qual è? Che il senso del peccato è quasi smarrito. E che succede quindi? Che il male dilaga, e lo vediamo nel mondo. Com'è possibile che ci sia tutto questo male che vediamo esserci nel mondo? Com'è possibile? C'è gente che a volte bestemmia un po', e dice, ah, e Dio dove sta dinanzi a tutto questo male? Si fa questa domanda. Ma non è che Dio non ci sta, siamo noi che non ci stiamo più. Siamo noi che non conosciamo più il Vangelo, siamo noi che non riconosciamo più Gesù liberamente come nostro Re, e quindi anche se a volte in maniera del tutto inconsapevole alimentiamo come un rifornimento continuo, come una pistola di benzinaio costante, i serbatoi del male, e questo male cresce, 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 cresce e poi ci casca addosso. E quando succede così, poi uno se la prende col Padre Eterno, il Padre Eterno ti risponde, fermo, io ti ho mandato mio figlio perché questa cosa sia distrutta, però perché questa cosa sia efficace, sapete, oggi si chiude il giubileo della misericordia, diciamo una parola anche su questo, perché questa cosa sia efficace ci vogliono delle condizioni. Allora, quando è che funziona la misericordia di Dio? Guardate il buon ladrone. La misericordia di Dio funziona quando tu riconosci che ne hai bisogno, perché ammetti che nella tua vita hai combinato un sacco di guai, riconoscendo
chiedi perdono, basta, Gesù ha già perdonato quando c'è questa premessa. Ma c'è anche un troppo in croce, dice, c'è il ladrone cattivo. Noi non lo sappiamo, ma secondo voi il ladrone cattivo è andato in paradiso a far compagnia al buon ladrone, in base a quello che appare dal Vangelo, punto interrogativo. E poi sapete che in contemporanea, proprio si vedeva da dove stava Gesù, che è stato in Terra Santa, lo sa, a circa 500-600 metri in linea d'aria, dal Monte Calvario, c'era un altro monte a sud-ovest di Gerusalemme, che è il Monte del Cattivo Consiglio. Sapete chi c'era in quel momento attaccato a un cappio al collo sul Monte del Cattivo Consiglio? C'era Giuda. Capite? Allora che facciamo? Il buon ladrone e Giuda sono andati in paradiso oppure no? E se non ci sono andati in paradiso, come io personalmente penso, di chi è la colpa? È colpa loro o è colpa di Dio? Sono domande retoriche, no? Quindi quando le cose non funzionano, attenzione prima di prendersela con il nostro Signore Gesù Cristo, col Padre Eterno, perché quando le cose non funzionano la colpa è sempre nostra, c'è sempre in noi qualcosa che non va, perché Gesù è venuto sul pianeta Terra per offrirci la salvezza, per presentarsi come il nostro Re, che però a differenza dei re umani deve essere liberamente riconosciuto come tale, liberamente accolto. E voi capite che un re ha le sue leggi, no? Se uno vi dicesse, altra domanda e chiudo l'omelia, senti un po', tu sei credente, voglio diventare credente pure io, fammi una sintesi, ti do tempo 3 minuti, dimmi tutto quello che deve fare un discepolo di Gesù, vai, comincia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fammi una sintesi, un catechismo da 3 minuti, sul bene e sul male, com'è la tua vita cristiana, cosa fai e cosa non fai, prova. Noi abbiamo sempre tutti quanti bisogno di continua formazione, anch'io, capite? Perché la nostra conoscenza è sempre molto imperfetta e anche la nostra adesione al Vangelo è sempre molto problematica, perché noi stiamo sempre un po' sulla difensiva. Allora, apriamo sempre di più e sempre meglio le porte del cuore di Gesù, perché se noi non stiamo con Lui, ecco, facciamo sempre del male a noi. Questo dobbiamo piano piano impararlo. Cioè, il male è male oggettivo, male fa e male produce. Gesù se l'è preso tutto su di sé, volendo in croce per noi, e ci dà la possibilità di vincere e di toglierlo. Noi dobbiamo semplicemente aprire il cuore alla sua azione, farlo entrare nella nostra vita, conoscere bene lui, i suoi voleri e i suoi desideri, le sue leggi, come ogni re ha un regno, con delle leggi che non sono oppressioni, sono indicazioni perché la nostra vita possa essere lieta e felice, perché solo questo è il senso della legge di Gesù e del Vangelo. Chiediamo a Maria Santissima, che con Gesù ha regnato al 100%, essendo totalmente lei serva dell'Altissimo, che ci aiuti a riconoscere il primato di Gesù, ad accoglierlo e soprattutto a far fare a Gesù quello che per cui è venuto sul pianeta Terra, salvarci anche a noi da tutto quello che non funziona e che col suo aiuto dobbiamo nel tempo riconoscere, discernere e presentare ogni giorno fiduciosi, soprattutto attraverso il sacramento della confessione, ma non solo, al tribunale della sua misericordia. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.